ragazzi, l'avevo pensato io che dovevo fare i video sabato e non domenica, perché fuori, come avete visto, piove che Dio la manda, perciò sono un po' incazzata col tempo. Va bene il freddo, va bene il fresco, tanto non sta neanche rinfrescando perché questo temporale è bauco, come diciamo noi in dialetto, cioè non è niente di che, no, è solo per far scendere qualche pioggerellina, ma non rinfresca. E allora, io comunque pensavo di fare questo video perché sennò ne ho veramente tanti arretrati e durante la settimana ho paura di non riuscire a registrarli. Vi faccio vedere i prodotti Labbra che utilizzerò nel mese di luglio e sono tutti monomarchio, cioè Kiko, questa volta ho deciso. Sappiate che ho la finestra aperta, quindi si sentiranno cam, si sentiranno cinguettii, si sentirà tutto quello che non volete sentire. Portate pazienza, ma oggi è così. Inoltre ho anche il tempo contato perché devo fare la cittadina modello e anche la nipote modello, ovvero devo andare a votare per il ballottaggio e devo andare a trovare mia nonna. E poi dopo è il compleanno del papà del mio ragazzo. Sono un attimo impanicata perché ho pochissimo tempo. Allora, i prodotti non ve li swatcho da vicino adesso perché vorrei trovare un momento in cui la luce faccia vedere bene i colori. Siccome ho la luce in camera che è gialla, che è accesa, in più fuori il tempo è quello che è, non mi metto a swatchare. Vi farò comunque i video più da vicino come sempre, come sono solita fare. Allora, tirando fuori i prodotti Labbra della Kiko, che non sono tanti e non sono neanche pochi, ho constatato che io per i prodotti Labbra ho sempre comprato prodotti di Kiko delle Limited Edition. Non ho prodotti Labbra Kiko della linea permanente, non so per quale motivo, forse non mi ispirano i colori, non ci ho mai fatto più di tanto caso, probabilmente. Invece i prodotti delle edizioni limitate assolutamente sì, ne ho presi un paio e in questo mese, oltre ai rossetti se per sé, inserisco anche i matitoni e le matite labbra, così che possa un attimo combinarle o anche utilizzarle da sole come proprio rossetto in sé per sé. La collezione che ho comprato di più è stata l'ultima, quella di ottobre, l'ultima quella per il periodo freddo, diciamo, o la prima, anzi è meglio, la prima del periodo freddo, e della Daring Game, sì, se non erro, e vi mostro subito cosa ho comprato. Li ho presi sia in saldo che a prezzo pieno. Io avevo preso il numero 27, che vi ho anche recensito su un Promossi e Bocciati, che è questo color sul violaceo scuro, che secondo me in estate si può utilizzare, non è quel prugna tanto scuro. Sono rossetti che sono molto morbidi, che dovrebbero rimanere abbastanza sulle labbra. L'unico mio problema è che questo 27 a me sulle labbra non resiste tanto quanto voi avete potuto constatare. Mi va via molto velocemente e mi pento di non aver trovato una matita labbra da abbinare quella sua, la 27. Quando ho aspettato i saldi ormai era già andata a ruba. Ha un 18 mesi di PA e la quantità sono 3 grammi. Farò un po' fatica a terminarlo, perché ovviamente io i rossetti faccio fatica a terminarli, però c'è da dire che un po' in quest'ultimo periodo passato, senza magari, perché mi sto facendo asciugare lo smalto anche senza rovinare la manico, io l'ho utilizzato. Questo l'avevo preso a prezzo pieno, a 7,90 euro, mai più. Io per Kiko aspetterò sempre i saldi. Infatti io ultimamente Kiko ho comprato sì e no qualche smalto in saldo, ma non ho più comprato o limited edition o prodotti della linea permanente a prezzo pieno. Poi dopo, questo è stato menzionato anche su vari video dei rossetti da stage, l'ho utilizzato tantissimo l'anno scorso per andare a Pordenone, ed è il numero 19, sempre della linea Daring Game, che ha questa confezione molto particolare che mi piace, anche se è specchiata. E questo, ragazzi, veramente l'ho utilizzato tantissimo, si può vedere anche dal bullet se io lo tiro su, cioè, l'ho utilizzato molto questo. Anche questo ha la pecca del 27, ovvero mi va via molto velocemente, solo che questo mi va via in modo omogeneo. Il 27, secondo me, va via in centro e dopo mi rimane il bordo esterno che mi fa schifo e quanto. E è della linea Ace of Diamond Lipstick della collezione Daring Game. Col senno di poi questo sicuramente non lo prenderei, prenderei di più il 32, perché è un colore che mi piace di più. Questo è un colore più sul corallo,
più estivo. In inverno questo io non l'ho mai utilizzato, essere sincera. Adesso lo voglio utilizzare perché così magari, siccome da ufficio ultimamente mi sto mettendo dei colori che sono un pugno nell'occhio, per luglio ritorno un po' normale. Poi, altro rossetto, sempre della stessa linea della Daring Game, ho preso il 34, finalmente ero riuscita a trovarla in saldo. Questo l'avevo preso, sì e no, a 3 euro, 4 euro, boh, non mi ricordo. Comunque non 7,90 euro come i due precedenti. Questo l'ho utilizzato solo una volta, essere sincera, ed è giusto che lo tiri fuori. Ha un bellissimo opaco sul fucsia. Molto bello, molto pigmentato. Questo, quando l'ho utilizzato, che era andata fuori per una festa in un bar, ha resistito anche alla bevuta di un cocktail. Mi è piaciuto molto. E l'avevo abbinato alla matita labbra sua coordinata a 34. Non ho tantissime matite labbra. Questa ha 36 mesi di Paola, numero 34, e la quantità, vediamo se riesco a dirla, 0,3 grammi, molto poco. Molto simile alle matite long lasting di Essence come quantità, anche come packaging, come funzionalità. Secondo me è un colore molto estivo, non capisco perché lo abbiano messo fuori per il periodo autunnale, invernale, non lo so. Non vedo l'ora di utilizzarlo perché veramente tra tutti i colori che ho è uno dei più belli. E lo metto al primo posto, dopo al secondo posto ve ne metto un altro che vi mostrerò successivamente. E sempre come matita labbra ho anche la 19, quindi quella in coordinato con il rossetto che vi ho fatto vedere prima sul corallo. L'ho presa sinceramente anche perché era in saldo e come vi ho detto prima, siccome quel rossetto non mi piaceva da solo, ho voluto provare a utilizzare anche la matita, prenderla per vedere se la durata resiste. Sicuramente adesso è inutile parlarvene perché comunque questa collezione limitata non si trova più in giro. Però è anche vero che sì, noi compriamo tante edizioni limitate, ma è anche giusto utilizzarle, non comprarle così e poi dopo usarle per 3 mesi e lasciarle lì. Io adesso sono nell'idea che collezioni limitate basta, perché ogni volta ne lasciano sempre una nuova ed è sempre uno stimolo a comprare. Assolutamente no, io voglio cercare di terminare i prodotti, non ha senso accumularli. Un altro prodotto sempre di un'edizione limitata, questa era della Boulevard Rock dell'anno scorso, l'avevo preso a Portogruaro quando facevo ancora il corso di back office e front office. È un mattitone labbra numero 05. Questo ha 36 mesi di pao e la quantità era di 1,5. Mi ricordo bene. Sì, su alcune cose è una buona memoria, su altre proprio lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Allora, io questo matitone l'avevo anche utilizzato, l'unico problema è che mi si è staccato. Infatti io di matitoni Kiko non ne prendo più. Dopo questo ho lasciato perdere tutti quelli che sono passati successivamente. E anche quelli della collezione che c'è adesso, la Modern Trip, quella che c'è che ha il packaging tutto di legno per i blush. Lascio stare quei matitoni rossetto che possono essere utilizzati anche per i blush. No, non ha senso. Questo l'avevo preso in saldo. Sì, in saldo. Non saldi estivi, ma saldi che hanno fatto in mezzo Kiko per magari aumentare un po' più le vendite. Non lo riprenderei, Rock Idol come linea lipstick. No. Poi dopo l'ho utilizzato, questo è abbastanza secco e non dura tantissimo, invece mi aspettavo una durata tipo il matitone di Wycon che mi sta piacendo parecchio. Questo no, però lo tiro fuori perché siccome è solo 1,5 grammi, anche se è un colore sparaflesciato, mi auguro di riuscire a terminarlo. Cioè, è un po' difficile terminare prodotti labbra se ogni mese si tirano fuori diversi prodotti di ogni marchio, lo so. Sono io socca, ma ci voglio comunque provare, o comunque voglio dare proprio una bella botta a parecchi prodotti. Poi un po' è un modo per mostrarvi tutti i prodotti labbra che ho, che magari dal cassetto che avevo mostrato in un video precedente, sempre di questa serie, non si percepisce, però io ne ho veramente tanti, arrivo quasi forse a 100 rossetti. Non ha senso, è meglio che inizi a terminare qualcosa. E l'ultimo prodotto, questo è stato il primo rossetto che ho comprato di Kiko,
della linea Latex Light Lipstick. Questo era uscito con la collezione Dark Heroine, che mi era piaciuta tantissimo, anche con quelle palette, quella marrone che tutte noi abbiamo comprato. Io l'avevo presa al 30% di sconto a ottobre e l'avevo utilizzata per il giorno della mia laurea. Quella per me rimarrà la palette con un ricordo assolutamente altissimo, e non la darei in giro a nessuno, proprio è una cosa mia affettiva. Anche se scade me la tengo, perché è bellissima e ho dei bellissimi ricordi con quella palette. Questo rossetto invece l'avevo preso perché l'avevo visto da Ichioba parecchio tempo fa. È sempre 2 grammi questo, quindi ne ha meno di quantità, ed è il numero 04 Plastic Red, 18 mesi di PAO. Mi piace molto il packaging. Questi rossetti li volevo prendere quasi tutti, poi dopo mi sono trattenuta e ho preso solo il rosso, che è un super rosso, è molto aranciato, e invece dal video di Ichioba secondo me era un po' più portabile. Comunque l'ho utilizzato perché giù va. C'è da dire che comunque il bullet di questi rossetti sono molto morbidi, sia questo che questi qua hanno un po' la stessa logica, e se li utilizzate tutti i giorni fate veramente presto a terminarli. Non sono di quei bullet duri che stendono poco prodotto, ma fate presto secondo me. Se avete solo questi 3 rossetti a casa, per dirvi, e li intercambiate, nel giro di 4-5 mesi, soprattutto i colori nude, li finite. Invece per altri rossetti ce ne vuole parecchio. E poi dopo comunque non l'ho utilizzato nel pieno, vorrei proprio sfruttarlo di più. Questi quindi saranno tutti i prodotti labbra che utilizzerò nel mese di luglio, sperando di terminare magari almeno le matite, perché così mi libero via un po' di prodotti, faccio spazio per non comprare altro ma per inserire le cose e mettere a posto, così non mi devo dare scusanti, non devo comprare, anche se ultimamente sono molto contenta perché prodotti non ne sto più di tanto acquistando. Ho giusto comprato 2-3 cose, ma per un video che vi farò, volevo farlo oggi ma non c'ho tempo, e lo farò penso quando tornerò a casa nei prossimi giorni dopo lavoro. Chiudendo tutti i discorsi, se no non la finisco più, io vi saluto, fatemi sapere se voi avete qualche rossetto Kiko e come vi ci trovate, sia con le limited edition sia con le edizioni normali. Io vado a votare, scappo e vado a trovare mia nonna e corro, faccio presto perché sennò non ho tempo. Vi ringrazio per avermi visto e ci vediamo nel prossimo video se vi fa piacere.